Riposto rimane un mistero la brutale uccisione del giovane Dario Chiappone. I carabinieri non scartano l'ipotesi di una vendetta. La regione è pronta a finanziare ad Acireale i lavori di riparazione delle strutture dei manufatti della sorgente Miuccio. La condotta riportò danni con la tromba d'aria. Nella giornata di commemorazione dei defunti, Acireale ha voluto ricordare i suoi caduti in guerra dedicando loro una messa in suffragio e omaggiandoli con corone d'alloro. Ciao a tutti, bentrovati su TG Reporter, questi titoli principali, ma all'interno del nostro giornale parleremo anche di pesca, buone notizie da Palermo, il GAC, Isola Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave, usufruirà di 2 milioni e mezzo di euro per promuovere il mare. E poi ancora una 3 giorni di eventi nelle scuole che parte dal comune di Acireale per ricordare e omaggiare il ricordo della Seconda Guerra Mondiale. E poi ancora il comune di Acireale si un protocollo di intesa con l'AIAB Sicilia, associazione per l'agricoltura biologica. Ma andiamo subito ad iniziare. Come avete sentito dai titoli, rimane avvolta nel mistero la brutale uccisione di Dario Chiappone avvenuta a Riposto lunedì sera. I carabinieri indagano a 360 gradi. Sentiamo. Rimane ancora un mistero, tutto da decifrare da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre, del nucleo investigativo del reparto operativo di Catania, la feroce uccisione con 16 coltellate prima di essere sgozzato del 27enne Dario Chiappone avvenuta la sera di lunedì scorso a Riposto. Come si ricorderà, il giovane si trovava in compagnia di una donna di 45 anni con la coppia appartata in auto in fondo a via Salvemini. Un budello senza uscite al buio, quando d'improvviso si sono materializzati due uomini, uno armato di pistole e l'altro invece con un coltello da cucina. La donna in tal modo ha riferito agli inquirenti di una rapina con il giovane che avrebbe reagito ingaggiando una colluttazione che però lo ha visto perdere la vita sotto i colpi inferti con il coltello. A tal proposito si svolgerà nelle prossime ore nell'ospedale Garibaldi Vecchio di Catania l'autopsia sul suo corpo martoriato. Una violenza portata al punto finale che non convince i carabinieri, piuttosto convinti, anche se non tralasciano alcuna possibilità, che dietro invece possa esservi dell'altro, in ogni caso al di fuori dell'ambiente malavitoso, come perciò una vendetta personale o un regolamento di conti, vista la modalità con cui la vittima è stata uccisa, come una sorta di esecuzione. Indagini che si presentano quindi difficili con gli investigatori che stanno scavando nella vita privata del giovane, oltre poi a passare a setaccio alcune telecamere presenti nella zona, nella speranza di avere qualche spunto utile, sebbene alcune di queste telecamere presentano immagini poco nitide per via dell'oscurità. Appunto, lo dicevamo nei titoli, buone notizie da Palermo per il settore della pesca che usufruirà di il GAC 2 milioni e mezzo di euro per lo sviluppo del mare. Il servizio. Mentre i pescatori scendono in piazza per esprimere il loro malcontento causato dalle normative quanto mai restrittive in materia di pesca marittima, lo scorso giovedì l'incontro con i sindaci, domani il sit-in dinanzi all'autorità marittima locale per presentare la piattaforma rivendicativa, buone nuove giungono intanto da Palermo. È stata infatti approvata dal Dipartimento della Pesca Mediterranea dell'Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca la graduatoria definitiva dei Fish Local Action Group, le aggregazioni territoriali che riuniscono pescatori ed enti locali per promuovere lo sviluppo del mare. Complessivamente sono 7 i Fish Local e tra questi il GAC Isole Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave, che fruirà di 2 milioni e mezzo di euro, fondi del programma operativo del Fondo Europeo per le attività marittime e la pesca in Sicilia. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, esprime soddisfazione per questa forte accelerazione nel settore della pesca che va a rilanciare l'economia del mare, scommettendo sull'innovazione. Arrivano ancora finanziamenti attraverso il FLAG o GAC, sapete che già era stato riconosciuto, abbiamo avuto dei finanziamenti nello scorso quinquennio, adesso insieme al comune di Acicastello, al comune di Catania, Giardini, Augusta, insomma è Riposto,
Abbiamo presentato un nuovo piano d'azione locale che riguarda i pescatori, ma riguarda anche le infrastrutture per i pescatori, e è proprio la notizia di questi giorni, di ieri, che c'è già la graduatoria definitiva sul sito della Regione Siciliana, l'assessorato alle risorse agricole ed alimentari, Dipartimento Pesca, e hanno assegnato a questo consorzio 2,5 milioni di euro da spendere in infrastrutture, appunto, per i pescatori, miglioramento, appunto, delle condizioni della pesca, e da utilizzare attraverso bandi, cioè i privati possono, attraverso i bandi che il GAC stesso emanerà, possono aderire, possono partecipare, avere, appunto, delle risorse utili alla pesca. Non possiamo che essere felici, non possiamo che essere contenti. Continua un'azione importante da parte di questo ente, ma da parte, appunto, di diversi comuni. Aspettiamo adesso ulteriori notizie per il GAL, che sapete tutti, abbiamo presentato anche lì il piano d'azione locale, e avremo da gennaio due strumenti e delle risorse importanti, e quindi ci attiveremo affinché si possano fare degli investimenti nel campo della pesca, nel campo dell'agricoltura, nel campo anche extra agricolo e extra diciamo del pescato. E ripeto, andiamo avanti così, cerchiamo di intercettare tutte le possibilità, tutte le risorse utili, perché in questo momento l'unico modo per investire nella nostra città, nelle infrastrutture, nell'agricoltura e nel pescato, rimangono i fondi comunitari. Ed è stato approvato ad Acireale il ripristino del canale della sorgente Miuccio del Pozzo Raneri. L'opera era stata danneggiata dagli eventi atmosferici di 2 anni fa. Sentiamo. Eventi meteo del 5, 6 e 7 novembre 2014 che ebbero conseguenze nefaste sulla città di Acireale. L'area tecnica del comune ha approvato il progetto per lavori definiti urgenti per il ripristino del canale della sorgente Miuccio del Pozzo Raneri. Il progetto, predisposto dal geometra Santo Leotta, dipendente della Sogip, è stato rimodulato dall'importo originario complessivo pari a 202.000 euro, volto a riparare le apparecchiature danneggiate. Esso rientra nell'ambito del piano di intervento, a suo tempo trasmesso nell'ambito della programmazione delle priorità consegnata alla Regione. Quest'ultimo ente ha recentemente invitato il Comune Cesa a rivedere il progetto, prevedendo in tal modo una spesa massima di 100.000 euro. L'intervento da attuare è volto al ripristino e al miglioramento della funzionalità di una parte delle attrezzature a suo tempo danneggiate. L'importo dei lavori veri e propri ammonta a poco più di 78.000 euro. Nella sostanza si tratta di riparare manufatti esistenti, tanto da non modificare i luoghi esistenti, per cui non è stato necessario acquisire particolari autorizzazioni. In occasione della commemorazione dei defunti, Acireale ha reso omaggio ai caduti in guerra. Questa mattina al cimitero c'era anche, appunto, il vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Oggi 2 novembre è la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, nota più semplicemente in Sicilia come la festa dei morti, è una ricorrenza in vigore già fin dagli albori dell'umanità. Le tombe dei nostri cari si adornano di fiori e di lumini, mentre i bambini, quelli che ancora vivono la tradizione siciliana, aspettano che i nonnini lascino qualche giocattolo per loro. Anche Acireale, vestita di fede e tradizione, ha reso omaggio ai suoi defunti, alimentando quel senso comune di fede che sembra far perdere alla morte quella connotazione di dolore che inevitabilmente le si attribuisce. Per la cittadina Cese la giornata di oggi ha infatti vestito l'abito della memoria. Stamani il sindaco Roberto Barbagallo ha partecipato alla solenne celebrazione eucaristica in suffragio dei caduti in guerra, presieduta dal vescovo della diocesi Antonino Raspanti nel piazzale antistante la chiesa del cimitero. Inoltre, alla presenza delle massime autorità civili, militari, religiose e delle associazioni combattentistiche e d'arme cittadina, sono state deposte delle colonne d'alloro sul sacello funebre dei caduti delle guerre all'interno del cimitero. Cittadini di Acireale, la giornata odierna ci invita a ricordare con grande commozione i nostri cari. E qui, in questo luogo, la celebrazione si unisce al ricordo dei nostri concittadini che hanno lasciato il cammino terreno partecipando in prima persona alla storia del nostro paese, combattendo sul fronte di guerra, immolando la loro giovane vita per gli ideali di patria e di nazione. Ricordare e commemorare i nostri cari che hanno dato la loro vita per la patria è per noi un dovere, una riconoscenza al loro sacrificio. Il ricordo non si cancella, ma si rafforza nella memoria di tutti e serve anche a non ripetere più gli errori del passato.
A questo scopo i nostri padri hanno realizzato questo sacello funebre che raccoglie alcuni dei valorosi eroi delle guerre combattute, i cui nomi sono impressi in maniera indelebile sulle lastre di marmo. Il loro amore per la patria fino alla morte ci faccia riflettere sul grande dono della vita e ci aiuti a ritrovare il rispetto per il prossimo e la tolleranza per il diverso. È sempre il tema della memoria a guidare anche l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Guardia Mangano, e dell'Associazione Culturale e Sportiva Notti Magiche, che stanno organizzando nella frazione Accese di Guardia la commemorazione dei propri caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Domenica 6 novembre, infatti, verrà celebrata una messa di commemorazione alle ore 18 nel salone parrocchiale di Guardia, alla fine della quale si muoverà un corteo fino alla villa comunale, in cui sarà deposta una corona d'alloro sulle lapidi dei caduti. Onoreremo la memoria di uomini che tanto coraggiosamente hanno lottato per donarci la libertà, affermano all'unisono i due presidenti Fernando Oliva e Salvatore Cristaldi, uomini che hanno sofferto per non far soffrire i propri figli e che hanno dato la loro vita regolandola a tutti noi, hanno concluso. Il ricordo della Grande Guerra e dei militari accesi a Cireale organizza una 3 giorni di eventi. Si parte domani all'Istituto Galileo Ferraris. Sentiamo. Il ricordo di coloro che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, giovani, oltre 700 accesi, che non hanno mai fatto ritorno a casa e sono stati vittime della Grande Guerra. Questa mattina da Cireale la conferenza stampa di presentazione della 3 giorni di eventi. Diversi gli appuntamenti in programma, a cominciare domani all'Istituto Industriale Galileo Ferraris. Una giornata della memoria a ricordo della Grande Guerra, che non deve essere un'esaltazione della guerra, totalmente al contrario, deve essere un ricordo, la ricerca della memoria di questi 700, circa 700 giovani accesi che partirono allora per il fronte, di cui molti non tornarono, alcuni si persero le tracce, e quindi è un rinverdire, è un onorare la memoria di questi soldati, di questi giovani accesi che 100 anni fa partirono per il fronte. 3 giorni voluti per ricordare la Grande Guerra, ma soprattutto per ricordare il sacrificio che molti giovani italiani e anche molti giovani accesi, si parla di circa 500 giovani ragazzi di Acireale che persero la vita nella Prima Guerra Mondiale. Abbiamo voluto fare un convegno insieme alle scuole del territorio che ha coinvolto i ragazzi nella ricerca anche della propria storia personale, quindi l'idea chiave è molto interessante, è incastrare l'evento globale all'interno dell'evento della storia familiare, della storia della comunità acese. Adesso, dopo questo grande spazio dedicato alla commemorazione, spazio alla pubblicità, ma ancor prima alle aziende. Toi, je te prends au sérieux, te regarde dans les yeux. Alors dis-moi qui tu es. Est-ce un masque ou la vérité? Je ne sais plus à qui parler. Alors dis-moi qui tu es. Mens sana in corpore sano. Fu già il poeta e retore romano Giovenale, nel IV secolo d.C., a parlare di sanità dell'anima e salute del corpo come unici e veri obiettivi della vita di ogni uomo, a differenza della vanità dei valori o dei beni, come ricchezza o onore, a cui aspira l'essere umano. Ed è proprio sulla satira decima di Giovenale che si fonda l'essenza di Regenera, il nuovo centro della salute del corpo e della mente inaugurato nei giorni scorsi ad Acireale in via Cervo 46Q. Il centro Regenera è un centro che è stato sviluppato e creato proprio per dare del benessere alle persone che lo frequenteranno. Regenera è un centro per la salute, dove curiamo il corpo e la mente. Mente sana in corpo sano. Ci occupiamo di dimagrimento assistito con dei macchinari che sfruttano la luce solare, la porzione benefica dei raggi solari, gli infrarossi. Ci prendiamo cura della mente con dei trattamenti shiatsu e dei massaggi bioenergetici. Ci occupiamo anche di make-up semipermanente, di make-up normale da sposa, trucco base. Quindi vi aspettiamo in tanti.
A presto. Regenera, insomma, si prende cura del benessere nella sua massima e totale accezione, sia della mente che del corpo. Massaggi bioenergetici, trattamenti shiatsu, programmi innovativi di dimagrimento assistito con metodo Imperial studiati su misura ed ancora make-up semipermanente o epilazione laser definitiva. Perché la salute e il benessere di ogni essere umano, che sia uomo o donna, passa anche dalla sua estetica, dal suo relax, dall'equilibrio che si raggiunge tra come si è e come ci si vorrebbe vedere. Ed ecco che basta un massaggio bioenergetico effettuato da mani esperte e qualificate, una luce soffusa e rilassante, un ambiente gradevole e confortevole, degli odori rassicuranti per lasciarsi trasportare con la mente nel mondo di Regenera, per una mens sana in un corpore sano. Ottica Grasso, back to school, back to style. Venite a scoprire la nuova promozione per chi va a scuola. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, oltre 34 anni d'ottica. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Che mi ti serve un'auto usata? Che cosa mi vuoi? Un'auto seminuova o un'auto nuova? Convenienza e garanzia. Unicar! Oh, ecco qua una famigliola. Lei signore ha scelto il posto giusto per cambiare la macchina. Questo glielo dico io, Litterio. Me lo dice a me che io sono il proprietario? Ah, perché lei è signor Carcione? Signor Carcione sono, sì. Chiedo, scordavo. Mi perdoni. Unicar! Il piacere di guidare! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo. Vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Aci Reale. Moderna nelle finiture e nel concepimento di banqueting, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. Ad Aci Reale, in piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo, la festa. Alla Euroform inizia un corso per la qualifica professionale di operatore socioassistenziale OSA. Le iscrizioni al corso di 780 ore si chiudono il 20 novembre. Ai partecipanti che raggiungeranno almeno il 70% di frequenza tra aula e stage verrà riconosciuta un'indennità giornaliera di 4 euro. L'operatore socioassistenziale è preposto all'assistenza diretta della persona. Possono parteciparvi persone in età lavorativa in cerca di prima occupazione o disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Per info e iscrizioni, Euroform, via Martinez 5 a Cireale, telefono 095 80 0026 o euroformacireale.it. La proposta formativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupazione in Sicilia. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle.
Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Bentrovati con la seconda parte del nostro giornale, apriamo con agricoltura biologica e pianificazione urbanistica locale. Il comune di Acireale ha siglato un protocollo di intesa con l'AIAB Sicilia, l'associazione per l'agricoltura biologica. Sentiamo. Siglato lo scorso lunedì un protocollo d'intesa tra il comune di Acireale e l'AIAB Sicilia, associazione per l'agricoltura biologica. La firma, apposta dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e dal presidente AIAB Sicilia Alfio Furnari, si propone un obiettivo ben preciso: promuovere la gestione in chiave ecologica del territorio e del verde e per promuovere e valorizzare l'agricoltura biologica e le attività collegate. Dopo il protocollo d'intesa con le fattorie sociodidattiche, cui ha fatto seguito la mozione riguardante la salvaguardia del territorio comunale dall'uso dei diserbanti chimici e delle sostanze tossiche presentata dalle consigliere Francesca Messina e Mariella Bonanno, il nuovo protocollo rappresenta un importante risultato per l'amministrazione comunale. Tra le finalità prioritarie della convenzione vi è quella di offrire una migliore qualità della vita ai cittadini, favorendo la promozione della cultura del bio attraverso azioni capaci di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. E considerato che anche le aree verdi urbane rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città, occorre integrare tali funzioni e benefici del verde urbano nelle politiche di gestione degli spazi aperti e, più in generale, nella pianificazione urbanistica locale. Ecco perché per il raggiungimento di questi obiettivi il Comune di Acireale ha voluto costituire un rapporto di collaborazione con l'AIAB Sicilia al fine di potersi avvalere delle competenze culturali e professionali scientifiche presenti ed espresse dall'associazione. La qualificata azione dell'AIAB Sicilia, afferma la consigliera Francesca Messina, ritengo possa contribuire in maniera determinante attraverso la propria consulenza all'ottenimento di risultati ottimali per il miglioramento delle abitudini alimentari, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo della società. Mi preme sottolineare inoltre un aspetto particolarmente sentito ed attenzionato nell'esercizio delle mie funzioni istituzionali che riguarda la formazione di modelli educativi del mondo scolastico che risulta nell'attivazione della stessa convenzione, la collaborazione con l'AIAB, con questa amministrazione e con l'assessorato all'ambiente per la redazione del verde pubblico e privato in città. Si tratta di un ulteriore passo in avanti, aggiunge la consigliera Mariella Bonanno, verso la tutela della salute pubblica, frutto di una sempre maggiore consapevolezza della strettissima connessione tra esse, il cibo che assumiamo e la salvaguardia dell'ambiente. Iniziative culturali, presentiamo Opere di un viaggio, il libro di Letizia Franzone e Giuseppina Spina, edito dalla Voce del Ionio. Sentiamo. Il viaggio, inteso in senso interiore e spirituale, è affrontato a partire dallo studio di alcune scene bibliche rappresentate negli affreschi di Giuseppe Spina Capritti. Questo è il filo conduttore di Opere di un viaggio, testo artistico e teologico che nasce dall'idea di Giusi Spina e Letizia Franzone, entrambe collaboratrici della Voce dell'Ionio, anche per promuovere la cultura nel nostro territorio. Abbiamo preso spunto un po' da quello che era un lavoro monografico sull'artista cese Giuseppe Spina Capritti,
per arrivare ad estrapolare, diciamo, le opere che lui ha compiuto all'interno della nostra parrocchia, nella chiesa di Santa Maria Ammalati. La funzione, appunto, della teologia è stata quella di cercare di comprendere attraverso la lettura del passo biblico che gli stessi affreschi richiamano il messaggio teologico. Nella affollata chiesa parrocchiale erano presenti insieme alle autrici anche il parroco Don Marcello Pulvirenti, che ha fatto gli onori di casa ed ha presentato le autrici e gli altri ospiti. Per noi come comunità parrocchiale diventa un momento, possiamo dirlo, di prestigio nel poter anche noi ancora di più comprendere e cogliere il senso, il significato di queste opere. Giuseppe Vecchio ha invece presentato La voce degli Ionio, periodico di ispirazione cattolica al servizio della diocesi di Acireale, fondato nel 1958 dal padre Orazio. Il nostro giornale, che è stato fondato da mio padre nel 1958, si è posto subito questo obiettivo di essere un giornale della Chiesa e della gente. Con i libri vogliamo fare la stessa cosa. Hanno concluso la serata il saluto e la benedizione del cardinale acese Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, che ha ricordato il suo legame con la frazione di Santa Maria Ammalati, in cui soggiornò con la sua famiglia da sfollato durante la Seconda Guerra Mondiale. E venerdì 4 novembre nel salone dell'associazione Costarelli in piazza Duomo sarà presentato il libro A colloquio con Gaspare Spatuzza, un racconto di vita, una storia di stragi. Dopo i saluti dell'avvocato di prima, presidente dell'associazione Costarelli, seguiranno gli interventi dell'autrice del libro Alessandra Dino e del vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Salvo Fallica. Passiamo adesso al calcio. È tornato il sereno in casa Acireale dopo la vittoria sulla capolista Sant'Agata. Adesso serve continuità il servizio. È una Acireale imprevedibile. Vittoria Biancavilla e poi KO col Via Grande in casa. Vittoria col Milazzo e poi sconfitta Giarre. Poi di nuovo il successo contro la capolista Sant'Agata. Su e giù, giù e su, in classifica e nel morale. L'Acireale non conosce mezze misure, ma la crescita, seppur lenta, è innegabile. Quello visto con la capolista domenica forse è il miglior Acireale della stagione. Aggressivo, affamato, costantemente pericoloso con le accelerazioni di Biondo ed Agosta, ordinato con le geometrie di Piuca, coperto grazie alla concentrazione dell'linea di da coppia Zappalà-Parisi. Unico neo, prima del 2-0 la doppia occasione concessa, seppur in vantaggio di un gol e di un uomo, a Mincica, bravo e attento a Ferla, che ha dimostrato ancora una volta di essere tra i portieri più affidabili della categoria. Una vittoria strameritata dunque, che zittisce, almeno per una settimana, le critiche ai Mugugni. Penso che oggi abbiamo incontrato una buona squadra, una squadra che veniva da parecchi risultati utili di fila e quindi penso che abbiamo fatto una grande vittoria. Questa è la vittoria del gruppo, la vittoria che diciamo, mette da parte tutti i vecchi rancori e dobbiamo solo guardare avanti perché la nostra è una grande squadra, lo sappiamo. Quella di Giarre è stata solo una partita che dobbiamo accantonare perché sappiamo di avere fatto fatto male, quindi pensiamo alla prossima che abbiamo il Rosolini in casa. Penso che nel calcio ci sono degli equilibri, ci sono degli equilibri di squadra e noi piano piano abbiamo avuto delle difficoltà inizialmente, però penso e spero stiamo trovando la giusta quadratura di squadra. Occhi e attenzioni puntate adesso sul Rosolini, che domenica prossima arriverà al Tupparello per la seconda gara in casa consecutiva dei Granata. Una prima prova del 9 per capire se l'Acireale è sceso dall'altalena delle emozioni. Per vincere infatti serve continuità e la continuità è parente della monotonia, la monotonia dei più forti. Adesso le previsioni del meteo per la giornata di domani. Correnti umide e instabili con più sole sulla fascia ionica e sulla Sicilia orientale dopo una residua variabilità mattutina. Temperature in lieve calo, venti moderati sud-occidentali, mari mossi o molto mossi. Finisce qui l'edizione del nostro giornale. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani sempre alle 13:40.